Vai. Vamos, spegni. Taglio del nastro venerdì scorso a Largo Seneca sul lungomare Simonetti, dove è stata sostituita la vela raffigurante un vecchio manifesto della Fano Balneare dedicata al grande pubblicitario disegnatore e grafico italiano nato a Fano nel 1891. Grazie alla creatività degli studenti dell'Istituto Seneca del Polo 3, la vela è stata riposizionata e inaugurata alla presenza del figlio dell'artista Bernardino e uno dei nipoti Stefano, l'architetto che ha presentato il progetto per la valorizzazione dell'opera. Sintesi dei lavori di mio padre, partendo è partito con i Baci Perugina, che è il più noto, ma è un disegno complesso. Il Cinzano con due segni ha ottenuto lo stesso risultato. L'amministrazione che ha voluto ricordare il grande Federico Seneca, ma soprattutto grazie anche all'impegno dei ragazzi delle scuole fanesi, ha voluto tratteggiare in modo originale anche una nuova declinazione delle opere, delle grandissime opere di suo padre nel nostro lungomare, che da oggi potranno essere ammirate anche in chiave, diciamo così, estetica. Ma infatti io una cosa che desideravo da anni e finalmente oggi ci siamo arrivati. Oltre alla vela con un pannello luminoso, lungo il muretto del piazzale sono state apposte 64 piastrelle che riproducono in ordine cronologico le immagini ideate da Seneca per le campagne pubblicitarie. Allora, noi siamo venuti qua proprio sul campo a operare e abbiamo preso le misure noi proprio a mano di tutte le misure che servivano per riempire questi spazi e abbiamo riempito gli spazi mettendo una grafica per ogni mattonella in ordine cronologico e sono 64. Ci siamo divertiti molto a fare questa cosa perché è stata una cosa molto divertente, poi l'abbiamo fatta tutti insieme nella classe, quindi ci è piaciuto e niente, praticamente siamo venuti con l'assessore e abbiamo misurato noi, abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo avuto questa possibilità da parte del comune di dare una mano sulla città, avere appunto la nostra creatività all'interno della città, abbiamo realizzato appunto questa struttura per omaggiare il grafico più famoso qui a Fano, Federico Seneca, che ha fatto conoscere la nostra città in tutto il mondo. Siamo stati contenti appunto di aver avuto questa possibilità per ricordare che i giovani hanno importanza anche nella città e quindi con la creatività di un ragazzo di una classe unita come quella che era la nostra classe, siamo riusciti a creare appunto questa struttura che rimarrà nel tempo e siamo contenti di questo. Grande soddisfazione anche dell'assessore Brunori, che da tempo collabora con gli studenti degli istituti fanesi rendendoli protagonisti dell'aspetto e del decoro della città. Fano è sempre più bella, è sotto gli occhi di tutti, in questo caso è un intervento che unisce l'idea dei giovani ma anche la valorizzazione di un nostro concittadino che è stato luminare a livello internazionale, Federico Seneca, uno dei maggiori pubblicisti del Novecento, importante sia per quello che è stata un po' la pubblicità più riconoscibile, sempre viva, dei Baci Perugina, ma anche la Buitoni e potrei elencarne tante altre. Ma quello che ci tengo ad evidenziare è proprio questo rapporto importante dove i giovani si riconoscono nella città perché individuano degli spazi dove possono portare il loro pensiero. È fondamentale, è un modo per far arte anche questo e per rispettare il loro orizzonte.